Ragoline, nuovo video. È un video molto speciale. Come leggete dal titolo, vi presento i miei conigli. Dato che c'è gente che si è appena iscritta al mio canale e ovviamente non sanno i nomi dei miei conigli e la storia praticamente, vorrei in breve presentare uno a uno i conigli che ho, che sono 4. Volevo anche parlare di 3 conigli che mi sono morti, solo che dopo sto video dura troppo, per cui per il momento faccio questo, vi racconto quello che dove li ho comprati, eccetera, di questi 4 conigli che ho. Se volete il continuo per sapere gli altri 3 conigli che avevo, fatemelo sapere sotto nei commenti, che così vi racconto come sono morti, beh, non proprio nel dettaglio, ma che cosa è successo agli altri 3 conigli che non ho più. Per cui, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, così non vi perdete neanche un solo video, seguirmi su Instagram, un like se vi piace questa tipologia di video e un commentino qua sotto se anche voi avete animali o avete conigli e non so, raccontatemi qualcosa anche voi. Allora, di fianco qui vi metterò delle clip, sia dei video che delle foto, per cui quando inizio piano piano a parlare, a spiegarvi, vi metto le foto e i video, così almeno facciamo prima. Perché non posso prendere i miei conigli e tenerli vicino a me, loro prendono e se ne vanno, oppure non è che gli piace tanto stare in braccio o essere presi tanto, per cui io praticamente li lascio nella loro casa, in poche parole. Allora, iniziamo dal primo coniglio che ho comprato, che è Fiocco, questo bel coniglietto grigio e bianco. Allora, era piccolissimo, vi faccio vedere la foto di quando era piccolo, che era stupendo. Io l'ho preso in una fiera qui dove abito io, a Como. C'era questa fiera degli animali di Pasqua ed è stato praticamente il 21 aprile del 2014 quando io mi sono innamorata di questo coniglietto bellissimo. Era l'unico coniglio che, appena l'ho visto, ho detto no, lo voglio, lo voglio. Alla fine vado al sodo, in poche parole, ho trovato lui nella fiera e ho deciso di prenderlo e ho preso Fiocco in fiera, l'ho chiamato Fiocco. Per cui lui è nato il 21 aprile del 2014, per cui tra un mesetto, cioè il 21 di aprile, fa 7 anni, per cui lui è l'unico coniglio grande che ho, per cui ho iniziato proprio da lui. Per cui vi lascio, cioè state vedendo anche le clip sia da quando era piccolino, che era bellissimo, cioè non potete capire, anzi mi ricordo tante cose che mi facevi dispetti, quando lo lasciavo in giro in casa, poi vabbè adesso hanno una loro casa in legno a 3 piani, per cui si possono muovere tutte e 4, per cui stando fuori in balcone l'aria è bella fresca, e cioè è meglio che il coniglio sta fuori che in casa, perché secondo me in casa il coniglio porta ha più malattie, invece stando fuori è la prima volta che io ho i conigli e dopo 7 anni il mio coniglio sta bene, sta da Dio, non ha malattie, è perfetto, ha il pelo morbidissimo come ovviamente gli altri conigli. Questo è Fiocco. Invece la seconda, che è Sofia, una coniglietta bianca e marroncina, lei l'ho presa in un negozio di animali perché volevo, diciamo, avere dei coniglietti, no? E dato che cercavo una coniglietta, praticamente sono andata nel negozio a trovarla, perché ho provato anche le fiere, ma
tutte le fiere che ho provato l'ho comprato, ma poi mi è morto perché era troppo piccolo. E allora, alla fine, ho deciso di comprarlo in un negozio. E ho comprato Sofia in un negozio. Lei era piccolissima, mi metto qua anche la foto. Lei adesso deve fare 4 anni il 6 maggio, perché lei l'ho presa il 6 maggio del 2017, per cui tra poco farà anche lei 4 anni. E dato che volevo accoppiare Sofia e Fiocco insieme per avere i cuccioli, perché è bellissimo quando sono piccoli, ripeto, è da poco che cioè, la mia prima volta che ho dei conigli, per cui non sapevo come gestire, eccetera, però piano piano andando su internet e vedendo tutto, come si curavano, eccetera, poi piano piano sono riuscita, diciamo, a curarli come si deve. Adesso sono tutte e quattro separate perché sono due femmine e due maschi, e dato che io non voglio sterilizzare i conigli perché non mi piace tirare via un organo loro, preferisco separarli e poi quando sarà vorrei fargli fare un'altra cucciolata, in poche parole. E ovviamente questa era Sofia da piccola e in poche parole lei adesso è la seconda che è abbastanza grandicella, ormai fa 4 anni. Poi dopo quando li ho fatti accoppiare sono nati i cuccioli. I cuccioli praticamente vi faccio vedere, ne avevo qua, tre, avevo tre conigli. Uno mi è morto e non vi spiegherò come, perché non è che sia tanto bello, però in un prossimo video, se volete, ve lo spiego. E credo che lo vedete nella foto, nel video, era praticamente il coniglio bianco e grigio. E mi è morto lui, per cui adesso ho solo il coniglio nero con la zampina bianca e l'altro coniglio bianco e marrone. Ci sono questi due cucciolini, cioè due conigli, che tra 2 mesi faranno 3 anni, loro sono i più piccoli, e praticamente loro sono nati il 7 maggio nel 2018 e faranno 3 anni. Allora, la prima è Bea, che è una coniglia grigia e bianca, un po' particolare, con gli occhi azzurri. E si vede la differenza, infatti voglio farvi vedere la differenza tra quando era piccola da quando era grande. L'ho cresciuta io, sì, tutte e due, sia quello nero che quello che la femmina, li ho cresciuti io andando avanti, perché ovviamente un coniglio piccolino è difficile farlo crescere. Devi sapere che cosa dargli da mangiare, devi sapere come curarlo, eccetera. Io avevo fatto un video dove i miei conigli erano piccolissimi, cioè che erano minuscoli così, e poi piano piano si sono diventati grandi. Adesso il risultato è questo: avere due belli coniglietti che sono cresciuti tanto e sono una cosa spettacolare perché ti tengono tanto compagnia. Hanno tutte e quattro hanno un carattere diverso perché ci sono, ad esempio, i maschi sono dolci, appena li prendi in braccio ti leccano la mano, invece le femmine sono coccolose, ma li devi saper prendere perché ci sono, ad esempio Bea. Lei devi piano piano aspettare che l'accarezzi, eccetera, per fargli capire che non sia un pericolo. Per cui, diciamo, queste cose qua, ovviamente, ve le potrei spiegare in un altro video, perché questo video non voglio che dura tanto. E poi c'è il maschietto, che è tutto nero, che è questo qui, con una zampetta bianca. Lui è stupendo, perché è uguale al papà. E a quei ciuffettoni che ovviamente tutte e quattro sono testa di leone, per cui i miei conigli sono testa di leone perché hanno questi ciuffetti nella faccia che sono troppo belli. E comunque, intanto che vi spiego, vi faccio vedere le clip che vi ho fatto. In poche parole, questi due coniglietti, che avevo fatto anche il video, se non l'avete visto,
andatelo a vedere, lo trovate sul mio canale e io non so se riuscirò a trovarlo e mettere giù il link. Comunque andatelo a vedere, che vi ho fatto un video a parte dove ci sono i miei conigli appena nati e come li ho cresciuti piano piano. Allora, loro mangiano il pallet tutti i giorni e il fieno. Poi gli do l'insalata e la carota e qualche snack, qualche qualcosina di snack, ma non sempre, perché fa male lo snack. Per cui loro hanno un pelo morbidissimo. Sono talmente morbidi che come li sto curando io, secondo me è ottimo, perché tra il mangiare, il bere e curarli, perché devi tagliargli le unghie ogni tot di mesi, poi vabbè gli devi pulire anche la gabbia eccetera, però quello ve lo farò vedere a parte, vi farò la morning routine dei miei conigli. Ho già spoilerato cosa farò nell'altro video sui miei conigli. E niente, questi sono i miei 4 conigli, quelli che ho adesso. Quelli che avevo prima mi sono morti, che erano anche io, ovviamente sono solo 3. E io preferirei che loro stanno fuori, che c'è l'aria aperta, possono, diciamo, essere liberi. Ovviamente li lascio anche liberi, eccetera, sì. Quando ci sono delle clip, ovviamente faccio vedere che i miei conigli sono dentro in una casa di legno, ma la casa di legno è grande, ha 3 piani, loro si possono muovere e poi li posso prendere e farli uscire anche in balcone. Adesso metterò pure la rete dove loro possono, cioè dove io posso stare tranquilla, che loro possono uscire e stare, diciamo, fuori in balcone. Ogni tanto li metto anche in casa, ogni tanto, perché la mia casa è grande, però dato che ci sono i fili, c'è troppe cose, ho paura che rompano qualcosa, ho paura che si fanno male, allora dato che sto ancora cercando casa, preferisco non lasciarli in casa, ma lasciarli nella loro casetta a 3 piani, in legno proprio adatta per i conigli, e meglio lasciarli fuori, perché se li lascio dentro in casa, cioè, la maggior parte possono prendere malattie. I miei sono in buona salute, hanno i denti perfetti, ogni volta gli taglio le unghie, hanno il pelo perfetto, li spazzolo anche, non hanno mai avuto malattie, sono sempre stati bene, per cui diciamo che meglio di così non posso essere che felice. E ovviamente guai per loro, perché anche quando c'è freddo eccetera io sono sempre a comprargli, che ne so, il telo per coprirgli, tutte queste cose qua. Per cui niente, se per caso ho dimenticato qualche clip sui miei conigli ve li lascio a fine video, così io smetto di parlare perché sennò questo video dura troppo. Spero che questo video vi piace, era un po' particolare, un po' diverso, così almeno quelli che si sono appena iscritti al mio canale adesso sanno quanti conigli ho e ovviamente come si chiamano. Per cui se riesco trovo qualche altro clip, ve li metto a fine video, se no vi saluto qua. Comunque io vi saluto lo stesso, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, spero che ho detto tutto, se per caso volete sapere qualcosa in particolare o non lo so, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, io vi saluto e quasi quasi metto un'altra clip, una clip piccolina e niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Prendiamo il sole. Chico, 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 chico.